Per favore, do il benvenuto a questo graditissimo e numeroso pubblico per una serata speciale. Una serata speciale qui al Circolo Vie Nuove e ringraziamo naturalmente la Giunti, il professor Flavio Friedani che la rappresenta e che è stato il curatore del libro di Juan Martín, l'autore, che è anche il fratello di Che Guevara. Ci fa molto onore avere avuto questa opportunità da parte della Giunti e poter presentare qui il suo libro, che già ha avuto grande successo all'estero e è stato tradotto in 11 lingue, perché per noi è fondamentale, noi che come Vie Nuove, come centro studi e iniziative America Latina, da oltre 20 anni cerchiamo di promuovere la cultura latinoamericana. Il personaggio di Che non ha bisogno di presentazioni. Quest'anno proprio il Centro Studi America Latina ha organizzato una serie di conferenze e le ha dedicate proprio alla memoria del Che, e quest'anno ci sono proprio 50 anni dalla data della sua morte, il 9 ottobre del 1967. E quindi per noi è un onore avere oggi Juan Martín qui, che parlerà del suo libro, perché il Che, che è un personaggio così noto ai grandi, ai più grandi e anche ai ragazzi, che forse in maniera istintiva sono attratti da questa purezza di spirito di questo personaggio rivoluzionario, ma per cercare la pace, e quindi ci parlerà forse di un altro aspetto meno conosciuto del Che, l'aspetto umano. Dopo l'inizio di qualche domanda che farà il professor Fiorani a Juan Martí, sono venute le domande da parte del pubblico proprio su quello che dirà Juan Martí. Bene, lascio la parola, ringrazio i nostri interlocutori e lascio la parola a Flavio Fiorani. Grazie. Grazie, buona notte. Juan Martín questo libro lo ha realizzato insieme con una giornalista, Armelle Vincent, una giornalista di Le Figaro, che conosceva molto bene la storia dell'America Latina, che aveva una speciale partecipazione per la storia dell'America Latina. Ma abbiamo deciso di fare anche questo libro perché nel 50° anniversario della morte, e forse sarebbe più preciso dire dell'assassinio di Ernesto Che Guevara, il libro che ha scritto Juan Martín insieme con Armelle Vincent è una testimonianza molto toccante, molto intima su ciò che il Che è stato prima di diventare il Che. Ecco, allora, siccome forse molti di voi sanno che il Che è stato un grande viaggiatore, io volevo prendere spunto da questo elemento per fare la prima domanda a Juan Martín. Ernesto Che Guevara è stato, prima che un rivoluzionario, è stato un viaggiatore e ha conosciuto l'America Latina nel corso dei suoi viaggi. Poi i suoi viaggi a un certo punto si sono interrotti, e si sono interrotti nel momento in cui Ernesto, il fratello maggiore, ha preso coscienza. Ora, Juan Martín, anche tu, prima di fare questo libro, forse addirittura come una condizione essenziale per poter fare questo libro, sei dovuto, per la prima volta hai preso il coraggio a due mani e sei tornato nel luogo in cui era stato assassinato tuo fratello. Ci vuoi raccontare perché e come? Bueno, de todo, buenas noches. Disculpen ustedes por la tardanza, tuvimos un tema de tráfico. Iniziamo subito con questa breve traduzione. Buonasera a tutti, chiedo innanzitutto scusa per il ritardo con il quale siamo arrivati, ma abbiamo trovato del traffico, quindi mi scuso per questo. También disculpen porque io non parlo l'italiano. E chiedo anche scusa perché non parlo italiano. Però capisce. Entonces, no me atrevo a hablar, pero voy a hablar en español y aquí la traductora traducirá. Yo voy a tratar de hablar
más o menos cortito, para que no se aburran y para que ella pueda traducir. Non oso quindi parlare italiano e non lo faccio neppure perché sono accompagnato da una interprete che tradurrà per me. Per questo motivo cercherò di parlare anche il più breve possibile con frasi corte affinché lei possa tradurre, ma anche per non annoiare quella parte del pubblico che magari già conosce la lingua. Bueno, durante años estuvimos, o estuve, para ponerlo en presente mío, con la duda de cuándo ir a Bolivia, de cuándo llegarme al lugar en donde había sido capturado y después asesinado Ernesto, el Che. Y un poco era porque la situación en Bolivia no era la mejor para poder llegar a esto, golpes militares, situaciones en América bastante comunes. Y por otro lado, por el tema, de lo que significaba estar en el lugar, por lo menos primero en el país y después en el lugar en donde le hubieran tirado. Per me è stato un momento molto difficile quello di prendere questa decisione. Sono vissuto nell'incertezza per molto tempo prima di avere il coraggio di andare in Bolivia e visitare quel luogo che è stato il luogo dove mio fratello è stato ucciso. Innanzitutto posso dire che le motivazioni principali che hanno determinato questo mio comportamento sono state due. La situazione in Bolivia, che magari tutti conoscono, il golpe ed altre problematiche che avevano impossibilitato questo mio trasferimento per questo viaggio di visita in quei luoghi. Ma oltre a questo era per me personalmente molto difficile entrare in quei paesi, in quei piccoli paesini e in quel territorio. E per una circostanza di una relazione che io tenía con un compañero che in ese momento era embajador della Argentina in Bolivia, se dio la opportunità di poter viajar para Bolivia. Estaba la situación con Evo Morales en el gobierno y una situación mejor que en épocas anteriores, y entonces pues decidí viajar primero a La Paz, después de La Paz a Valle Grande y de ahí a Liguera. Poi ad un certo punto si è presentata un'occasione molto importante per me. Conoscevo bene l'ambasciatore argentino in Bolivia, no? Che la situazione in quel paese era differente, era il periodo di Morales e quindi era sinceramente migliorata rispetto al passato. E quindi ho preso il coraggio, sono arrivato prima alla Paz, poi dalla Paz a Valle Grande e alla fine a La Higuera. E bueno, quando llegué a La Paz, en primer lugar había ido yo también con un compañero que había escrito un libro y lo acompañé en la presentación del libro, y al final resultó que claro, la noticia no era de este compañero, sino que el hermano de Che estaba en Bolivia. Entonces este libro que había escrito este compañero lo firmaba él y tenía que firmarlo yo también, y entonces fotos, y entonces después periodistas, y entonces después televisión. Y fue un impacto en La Paz tal que me recibió Evo Morales y me recibió el vicepresidente también, y el ministro de Cultura, y el ministro de Salud, y la viceministro de Relaciones, en fin, que fue algo muy, muy importante, un shock casi para mí. Quando sono arrivato alla Paz, che è stata appunto la prima tappa di questo mio viaggio, in realtà mi ero recato lì per accompagnare un mio amico per una sua presentazione. Doveva presentare un libro, però poi a un certo punto mi sono reso conto che in realtà la mia presenza fu veramente di grande risonanza, tanto che la vera novità, la grande notizia non era la presentazione del libro e della persona appunto che io stavo accompagnando, ma la mia presenza, tanto che tutto questo clamore generò interesse da parte dei giornalisti, con foto, la presenza di televisione, creò talmente un grande impatto che le voci arrivarono anche al presidente Morales. Fu lì che incontrai lui, ma non solo lui, il vicepresidente, una serie di ministri, e quella situazione per me fu veramente impressionante, impattante, scioccante. Y entonces bueno, en Valle Grande y en La Higuera ya nos íbamos adentrando cada vez más en la zona
en donde habían sido los combates, en donde había caído prisionero. Y entonces estuve en la escuelita, en todo esto. Ahora, yo quería bajar a la quebrada del Duro, en el lugar exacto donde lo habían tomado prisionero, pero yo iba con una comitiva y los que venían conmigo no iban a bajar, entonces no pude. Así que seguí. Y en el libro digo algo que tiene que ver con el impacto que me dio en ese lugar, no solo por el tema este, sino el merchandising, todo lo que se mostraba y se vendía que tenía en relación con el Che, y lo de San Ernesto de Reguera. Dalla Paz, quindi il viaggio prosegue, Valle Grande, Ighera, mi avvicinavo così piano piano a quello che era stato il luogo della battaglia, quella battaglia che aveva causato la caduta del prigioniero, che aveva portato mio fratello ad essere prigioniero. In realtà io viaggiavo in compagnia di altre persone, quindi per me non fu possibile scendere giù attraverso quella gola per arrivare a quella che hanno fatto tutti come quebrada del Duero. Quindi la spedizione continuò e io non scesi giù. Però l'impatto, le sensazioni, tutto quello che ho vissuto in quella visita sono riportati fedelmente all'interno del libro. Lì racconto tutte quelle che furono le mie impressioni che furono particolarmente colpite anche da quel grande merchandising che mi resi conto si era creato attorno alla figura di mio fratello, tanto che era stato addirittura innalzato a santo, si parlava della figura di San Ernesto della Ighera. Bueno, este fue, digamos, como el inicio, ya era como la preparación, entonces hubo otro, un segundo viaje que ya lo hicimos con otros compañeros de la Argentina en una camioneta, en la que incluso le dije a mi hija que venía conmigo, así que fue algo compartido, muchos miles de kilómetros, llegando hasta Valle Grande y luego a Liguera, y ahí sí bajamos hasta la quebrada del Duro. Y además de bajar, ahí me encontré con el hijo de uno de los compañeros que también había estado allí y que luego había conseguido salir, que era el Inti Peredo. Estaba el hijo del Inti Peredo, nos pusimos los dos a conversar en el lugar en donde había sido el último combate de Che y donde su padre había conseguido salir, pero que después igual murió combatiendo. Tuvimos realmente un lugar muy duro y terminamos tratando de subir, tratándolo. Tuvimos que subir esas lomas y realmente era una cosa que uno miraba allá lejos y parecía que nunca llegaba al lugar, digamos, a la cima. Questo è stato il primo viaggio, la mia prima esperienza. In realtà poi nel corso della mia vita se ne è ripresentato un altro, un secondo viaggio che io ho intrapreso con un piccolo mezzo ed è stato un viaggio di condivisione per me perché ho viaggiato insieme a mia figlia. Abbiamo percorso migliaia di chilometri fino ad arrivare a Valle Grande e poi alla Figuera ed è lì, è stato proprio in quell'occasione che sono riuscita finalmente a scendere attraverso quella gola ed è stato un momento molto particolare perché durante quella seconda visita ho incontrato anche il figlio di uno dei compagni di lotta di mio fratello con il quale ho avuto modo di intrattenere anche una lunga ed emozionante conversazione. In realtà il padre non morì esattamente in quell'occasione perché riuscì a risalire la gola e a salvarsi ma cadde poi in una battaglia successiva. Quindi devo dire che in realtà è stata un'esperienza molto, molto dura e ricordo in modo molto particolare il momento anche della risalita perché avevo questo sguardo rivolto verso l'alto ma mai percepivo finalmente non riuscivo mai a percepire l'arrivo sulla cima, mi sembrava sempre così lontana. E bueno, y allí sucedieron varias cosas. Una es volver a ver el merchandising, volver a ver todo lo que te querían vender y que los guías que te cobraban y que si querías entrar a la escuelita también te cobraban y todo era una historia que tenía que ver con cuánto dinero era el que tenías que ponerte para que te contaran cosas que además en general eran mentiras, ¿no? Pero eso fue por un lado, por otro lado el mirar desde arriba ese lugar tan pelado que se veía abajo
en que uno miraba y decía, ¿cómo llegaron hasta acá? ¿Por qué? Y abajo también sentí esa cosa de decir, ¿cómo no estaba yo con él, ¿no? ¿Cómo no? Pensando como él, habiendo sido militante y demás, ¿cómo no estar ahí, ¿no? Sentí también esa misma cosa. Y cuando estando arriba me prometí que no iba a volver más. Y no lo cumplí. Porque este año volví a estar en Bolivia y en Valle Grande y en Liguera. Y ya no me prometo no volver más porque seguramente no lo voy a cumplir. Un'altra cosa che però vi ho già raccontato e che mi ha colpito molto di quell'esperienza era tutto il merchandising che si era creato attorno. In realtà c'erano persone che vendevano oggetti e chi raccontava anche delle storie, sicuramente non vere e non veritiere. Molte delle storie che venivano raccontate in effetti erano inventate e questo è un lato di quella esperienza. Dall'altro ricordo anche i momenti in cui osservavo la gola dall'alto e lo vedevo così brullo, così spoglio, tanto da chiedermi per quale motivo fosse arrivato con i suoi compagni fino a quel punto, per quale ragione. E mi ero chiesto addirittura anche perché non fossi stato con lui, perché non fossi stato lì con lui, proprio perché anch'io ero ero un militante, quindi ero attivo così tanto come lo era lui. In quell'occasione mi sono ripromesso di non tornarci più, però è una promessa che in realtà non sono riuscito a mantenere e sicuramente non cercherò più di ripromettermi di non ritornare su quei luoghi perché sono sicuro che non riuscirei più a mantenerla come in realtà ho già fatto. Approfitto di questo riferimento che hai fatto al merchandising per spostare un momento il discorso sul CE, sulla mitologia oggi del CE, perché tutti sappiamo che l'effigie, l'immagine del CE sta sulle magliette di tanti giovani, è addirittura tatuata sul braccio di qualche ex calciatore come Maradona. È ormai diventato, come dire, una specie di icona di dominio pubblico quasi universale, però alla base, una delle ragioni che ti ha spinto a scrivere questo libro è stato anche quello di fare i conti, di cercare di mettere nel posto giusto la mitologia sul CE. Bueno, yo digo que los mitos los crean las sociedades. Es decir, que no caen de arriba ni tampoco salen como una planta. Es decir, que el mito surge porque las sociedades creen ver o de alguna manera tienen una intuición con ese ser que va llevándose, que los representa o que tienen algún tipo de conexión. Así ha pasado con mitos tan de tanta larga historia como Cristo, y así está pasando con este nuevo mito que es el Che. El tema es que no es posible luchar contra los mitos, porque sería como luchar contra la sociedad. Entonces, el objetivo del libro y el objetivo de las charlas y el objetivo de trasladar a la gente es humanizarlo a Che, es decir, ponerle a ese mito humanidad y ponerle pensamiento, es decir, hacerlo hombre, que tenía padre, que tenía madre, que tenía hermanos, que como cualquier muchacho hizo lo que los muchachos hacen, y que bueno, en una familia no muy común, él se convirtió en algo todavía mucho menos común que lo que era la familia. Pero ese fue el objetivo. Y lo de la camiseta y lo de merchandising tiene la razón de ser de que estamos en un mundo mercantilista, en un mundo en donde todo se compra y se vende y todo tiene precio. Pero ningún comerciante va a vender algo que no se vende. Los buenos comerciantes venden cosas que se venden. Y ganan dinero porque se venden, si no, no ganarían dinero. Evidentemente parece que el Che es un buen producto para el mercado. Entonces, ganan dinero. Bueno, y esto es real. Ahora, también existe el tema de vulgarizarlo, de banalizarlo, de que, bueno, es una camiseta y punto, que no sea nada más que eso. Porque en realidad lo que han tratado es de que no exista Che. Voy a parar porque si no la pobre compañera no va. Ha
Allora, un mito esiste perché è la società che lo crea. Il mito di per sé non cade dal cielo e non cresce come le piante. È la società che crede di vedere qualcosa di particolare in un personaggio e quindi lo eleva. Stabilisce una sorta di collegamento, di connessione con questa persona trasformandola in mito. Così in realtà è accaduto non solo con il CEO ma anche con altre persone. Così è stato anche per Cristo, basta pensare appunto a quello che è accaduto. Però c'è da sottolineare il fatto che non si può lottare contro un mito, quindi l'obiettivo, in realtà gli obiettivi che mi sono posto con la stesura di questo libro è proprio di cercare di umanizzare un personaggio che è noto a tutti come mito. Quindi ho voluto raccontare la sua storia in quanto uomo, in quanto figlio, membro di una famiglia, persona con fratelli, con sorelle e appartenente ad una famiglia comune, forse meno comune di moltissime altre che voi stessi conoscete. E un altro aspetto, ecco, che mi ha fortemente motivato nella stesura di questa opera è proprio il mio intento di lottare contro questa grande mercificazione. Abbiamo parlato di merchandising, quindi che cos'è questa mercificazione? Non è altro che una realtà in cui si comprano degli oggetti ed è ovvio che un buon commerciante vende quei prodotti che sono talmente buoni da creare un business, e così è stato anche il CES, si è rivelato un buon prodotto, però in realtà attraverso questa attività di mercificazione non si fa altro che banalizzare, volgarizzare una figura. Tale è così che già in ottobre del 67 il corpo non lo entregan, desaparece, non hay cuerpo, de verdad lo entierran, pero no dan ninguna noticia de dónde está el cuerpo. La idea es que no haya más cheque, que no esto quede ahí. Pero por esta cosa de los pueblos, de la intuición de los pueblos, como dijo Galeano, es el más nacedor de Che, vuelve y supera constantemente el tema de no hay Che, entonces hay que vulgarizarlo, deformarlo, cristalizarlo, y tampoco pueden, el Che vuelve a superarlos. Entonces esta es una de las cosas que, digamos, ellos intentan. Cuando digo ellos es el imperialismo, cuando digo ellos es el capitalismo, es aquellos que están defendiendo sus intereses más concentrados, que no haya Che. Ahora, el Che sigue en la camiseta, sigue en Maradona, sigue en Tyson y sigue en muchas otras gentes y cabezas. Nell'ottobre del 67, quando è morto, non siamo riusciti a capire dove fosse il corpo. Sappiamo solo che viene seppellito, però in realtà non si riesce ad avere altre notizie. Quindi è stato un modo attraverso il quale dire a tutti: bene, non è esistito, non esiste il CE, non c'è il CE. Però poi alla fine il CE torna. Torna e lo rivediamo sopra magari questi oggetti. Quindi si ricrea un'attività di merchandising attraverso cui questa figura viene nuovamente volgarizzata, banalizzata, ma il CE torna sempre ancora. E questo è proprio perché lo vogliono loro, e quando dico loro io mi riferisco al capitalismo, mi riferisco all'imperialismo, che creano queste situazioni che portano poi alla presenza di questi volti posti lì sulle t-shirt o su altri gadget come delle effigie, così come fatto per lui, anche per Maradona e molti altri. El asunto en realidad es por qué sigue estando presente, ¿sí? A pesar de la banalización, a pesar de la negativa que no eche, etcétera, ¿por qué está presente? Indudablemente hay una intuición en los jóvenes, en los pueblos, en la sociedad, de que este que está ahí tiene algo que ver, que tiene algo que ver con la situación y tiene algo que ver con las posibilidades de cambiar esa situación, es decir, hay un sentido de referencia, y por eso es que para mí es tan importante ponerle contenido, humanización y contenido de pensamiento.
ma per quale motivo quindi tutte le volte viene sempre banalizzata, volgarizzata questa figura? Viene volgarizzata e banalizzata proprio per l'importanza che riveste. Basta pensare al fatto che in realtà ci viene vista come un'intuizione per i giovani, per i popoli, per la società, che vedono in lui in realtà come una speranza, una relazione molto importante con quel cambiamento che è sempre così tanto auspicato. Ecco perché poi alla fine, nonostante i tentativi di distruggere questa figura, di denigrarla, si riesce poi sempre a riportarla al suo giusto valore. Ed è per questo motivo che io, attraverso questo lavoro, ho cercato di fornire quel lato umano e reale di una figura per renderla molto più vicina. En lo que yo decía anteriormente de las dos imágenes tan conocidas, la de Cristo y la de Che, yo también digo que Cristo te promete cosas, pero después de esta vida, la muerte, después que te mueras en la otra vida. El Che lo que te dice es, en esta hay que pelearla para que las cosas estén en esta. Y esta es la gran diferencia de estas dos imágenes. Ed è sempre proprio per questo motivo che, ad esempio, in questi contesti dico sempre che sia Cristo sia il Che hanno fatto delle promesse, ma in realtà Cristo lo fa rispetto a quella che è la prospettiva della vita dopo la morte. Il Che tutto quello che faceva lo faceva per la realtà, la vita di adesso, e quindi questa è una grande differenza tra queste due figure, che comunque hanno una relazione tra di loro. Tu porti, dopo il 1967 in Argentina, portare il cognome Guevara era portare un cognome molto pesante, e te e la tua famiglia avete naturalmente vissuto dei momenti di difficoltà dopo l'assassinio del Che. Per voi la vita non è stata mai facile, non lo è stata soprattutto anche per te da quando tu hai cominciato la tua attività di militante politico, e la tua attività di militante politico ti ha portato malauguratamente agli inizi del 1976 a essere imprigionato nelle carceri argentine, fortunatamente prima del colpo di Stato del 1976, del marzo del 1976, e tu questa esperienza così dura e così tragica che hai vissuto la racconti con dovizia di particolari in un capitolo che si intitola 8 anni, 3 mesi e 23 giorni. Ma in questo resoconto della tua vita da prigioniero politico spostato continuamente in tutti i penitenziari della Patagonia, quindi nei quali, come dire, la vita, le condizioni di vita erano davvero molto difficili, tu menzioni un episodio che ha ancora a che fare con la mitologia del Che. Bueno, imagino che sia l'episodio del militar che dell'ufficiale. Bueno, primero cuento lo dell'ufficiale e después voy a decirles un poco sobre lo anterior, de lo que en el país, en la Argentina, le llamábamos nosotros dicta blanda antes de la dictadura y las distintas dictaduras que hemos tenido y los distintos gobiernos un poco civiles y más bien militares. Pero en lo que se refiere, Flavio, es que estaba yo en una de las tantas calaboseadas, le llamábamos nosotros, cuando por cualquier cosa te castigaban y te mandaban a un calabozo de castigo. Y en una de esas calaboseadas yo siento que van a abrir la puerta, abren la puerta, y veo en la reja un militar vestido de camuflaje y un penitenciario. Digo, estábamos años 76, a meses del golpe, y yo veo esto, digo, esto viene mal. Riferimento a quello che appunto Flavio ha appena detto, quindi a quegli anni di esperienza in carcere, poi dopo magari mi soffermerò su alcuni dettagli che riguardano questo concetto di ditta blanda dittatura. È un gioco di parole, proprio perché in spagnolo
dittatura si dice dittatura, e quindi lui ditta blanda nel senso dittatura più leggera, più meno dura, e dittatura proprio perché è una dittatura molto, molto dura. Quindi, riferendosi a quello che è stato la sua esperienza in carcere, dice che un giorno era appunto in carcere, aveva di fronte a sé le sbarre in metallo che si aprono e trova uno dei vari agenti del penitenziario più una persona in mimetica, e gli ha una sensazione strana, dice: oddio, siamo negli anni della dittatura, adesso si mette male. Ed era un ufficiale, se notava por lo botoncito che tenía nel hombro. Y entonces le dice con ese mismo estilo, ¿no?, de los militares, puede retirarse, le dice al penitenciario. Digo, bueno, y cierra la puerta y me dice, sentate. Se sienta ahí en una cama que era de cemento, ¿no?, esa era la cama que teníamos, cemento. Nos sentamos y me empieza a hacer preguntas, como si hacíamos gimnasia, si... cómo nos comunicábamos, preguntas, y yo no, sí, no, sí, no, y lo que quería era cuándo te vas. Quindi questo ufficiale, e mi rendo conto che era un ufficiale dei gradi che portava sulla tenuta, ordina alla persona che lo aveva accompagnato di ritirarsi, lo fa con quel tono tipico di un ufficiale, quindi chiude, lui se ne va, chiude le sbarre. E poi mi dice: siediti, si siede con me sul letto, e ricordo che era un letto non di quelli morbidi, ma un letto fatto di cemento. Nel momento in cui ci sediamo, inizia a porre una serie di domande, mi chiede se ad esempio praticavo attività fisica. Io, a tutta questa serie di domande, inizio sia a rispondere, però in modo molto rapido e breve, con sì oppure con dei no. Bueno, quando vede che no había enganche para seguir hablando, entonces me larga, como si lo tuviera aquí de memoria, toda una larga perorata sobre la contrainsurgencia, cómo luchar contra los revolucionarios, en fin, cómo hacernos trizas a nosotros. Y yo seguía escuchando eso y cada vez decía, bueno, esto sigue mal, no mejora. Continuava a dare queste risposte molto brevi, lui non riusciva ad agganciare nessun tipo di discorso, a intavolare nessun tipo di dibattito, inizia a parlare, inizia lui nel suo dialogo, inizia a parlare di tematiche come ad esempio la controinsurgenza, insurrezione, tutti questi movimenti. Quindi a quel punto io inizio a riflettere e a pormi altre domande su quello che stava accadendo in quel momento. En un momento determinado, ya cuando ve que no, yo también estaba mirando, entonces se levanta y dice, bueno, me voy a retirar. Yo, bueno, qué suerte. Y me levanto también. Y me mira y me dice, qué gran tipo que era tu hermano. Lástima que se fue para la izquierda, para la sur. Visto che io comunque continuavo a mantenere questo atteggiamento, non rispondevo, non trovava nessun argomento di aggancio tra quelli che aveva proposto, lui si alza e dice, visto che non riesco bene, mi ritiro, me ne vado. Però prima di allontanarsi mi dice che gran fratello che hai avuto. L'attimo che si può parlare di chi è. È stato un peccato per me che si è sempre mosso verso la sinistra. Entonces yo ahí, bueno, por supuesto que respiré y ya, se fue, bueno, ed è lì che ho veramente potuto sospirare finalmente. Pero me quedó esto de que hasta el enemigo estaba preparado para hacernos desaparecer, lo admiraba. Però una cosa che sottolineo è il fatto che, nonostante si trattasse di un nemico, aveva espresso nei suoi confronti stima. Bene, io ringrazio per il momento Juan Martí, estratto dal libro stesso.
ogni lettera di Ernesto era una pagina di letteratura piena di tenerezza, di grazia e di ironia. Raccontava le avventure e le disavventure con un piglio comico che alleggeriva anche i momenti più difficili. In qualsiasi paese si fondeva con l'elemento più autoctono e la curiosità lo portava alle rovine Incas, nei lebrosari o nelle miniere di rame e di tungsteno. Si integrava in fretta nella vita di un villaggio e trovava posto nel contesto politico e sociale. I suoi racconti erano piacevoli, la prosa facile e nel contempo pulita ed elegante. Dipingeva le cose e la gente con realismo, senza eufemismi, e quando parlava della sua vita intima, con tristezza o allegria, lo faceva con delicatezza, chiedendo sempre discrezione totale. Penso anche nei momenti più drammatici il suo amore per la vita era così grande che gli riusciva di trovare dell'ottimismo con una logica del tutto personale. E quando le cose vanno male, mi consolo dicendo che potrebbero andare peggio e che comunque possono sempre migliorare, diceva il CE. E se c'era da organizzare un ufficio comunale, una scuola, o fare il pane, riparare o fabbricare armi, Ernesto era là, pronto a occuparsene e a dirigere le operazioni in combattimento. Ed era sempre il primo in tutto. Hanno già parlato del suo coraggio leggendario e la sua storia è stata a poco ricostruita, grazie alle testimonianze dei giovani guatemaltechi che l'avevano conosciuto e che avevano trovato in Argentina un rifugio dopo la caduta di Arbenz. Ho avuto il privilegio straordinario di conoscerlo intimamente e di godere della sua fiducia e di condividere una grande amicizia, senza riserve. L'ho conosciuto molto giovane, quando era soltanto Ernesto, ma aveva a sé già il futuro Che Guevara. E da quegli anni giovanili l'ho visto progredire nel suo percorso personale, andando sempre avanti. E lui non si è mai fermato. E chi lo conosceva bene sapeva non solo che le grandi sfide non avevano il potere di fermarlo, ma che sarebbe andato incontro al suo destino. Mi sento così vicina, ma anche così lontana dalla sua figura di gigante, degna di un semidio delle leggende elleniche o di un eroe medioevale. Ed è difficile mettere insieme una tale grandezza, la sua sensibilità e la sua tenerezza, la sua ricchezza umana. Troppo caloroso per essere intagliato nella pietra, troppo grande perché possiamo immaginarlo nostro. Ernesto Guevara, per quanto fosse argentino, è stato il più autentico cittadino del mondo. Qua Martin, è stata nella lettera di Tite Infante, c'è una parola, destino, che è una parola decisiva nella vita del CE. E il CE capisce che ha trovato il suo destino quando dal Guatemala va in Messico e incontra Fidel Castro e gli esuli cubani che erano sopravvissuti all'assalto della caserma Moncada e che dopo Castro e gli altri erano stati amnistiati ed erano esiliati politici in Messico. Lì Ernesto scrive alla famiglia delle lettere e racconta qual è il passaggio della vita che sta per compiere. Ci vuoi dire che effetto fece alla famiglia ricevere queste lettere da parte di Ernesto? Bueno, Ernesto desde bueno, nosotros, la familia
Comenzó en Misiones a 1500 kilómetros de Buenos Aires, después que mis padres se casaron en Buenos Aires. De ahí bajaron, nació Néstor Rosario, de ahí abajo nacieron dos hermanos, después en Altagracia nació una hermana, en Córdoba nací yo, es decir que después a Buenos Aires de nuevo, es decir, la familia fue una familia muy movediza, digamos, una familia viajera. Y Ernesto, desde muy chico, todos, pero Ernesto desde muy chico, empezó también a hacer dedo, andar por la sierra, después de 4.500 kilómetros en una bicicleta con motor, al centro de la República, después La Poderosa, andando por toda América, llegando a Estados Unidos, después embarcado en barcos mercantes como enfermero, y por último el largo viaje en donde llega a Guatemala. Allora, innanzitutto per capire questo è importante capire Ernesto e la famiglia di Ernesto. Tutto inizia a Buenos Aires quando i miei genitori si conoscono, lì si sposano, però poi dopo quando nasce anche mio fratello si trasferiscono a 1500 km da Buenos Aires verso sud, a Morales. Io ad esempio sono nato a Cordova, mia sorella ad Altagracia, poi di nuovo a Buenos Aires. Quindi mio fratello Ernesto già da piccolo aveva iniziato a sperimentare e a vivere il viaggio, era quindi un viaggiatore, nella sua vita ha effettuato molti viaggi, lo ha fatto anche in esperienze individuali con il suo viaggio in motore attraverso l'America, imbarcato come infermiere sulle navi, fino poi ad arrivare in Guatemala. Entonces él en todos estos viajes escribía cartas. Como además no tenía dinero, las cartas generalmente las mandaba todas juntas desde un consulado donde no le cobraban. Entonces llegaba como si fueran capítulos, o sea, cinco cartas juntas. Entonces las teníamos que leer por, digamos, por cronología, por fecha. Y así íbamos viendo un Ernesto viajero. Esto fue así hasta Guatemala. En Guatemala, este Ernesto viajero ya empieza a cambiar, o cambia radicalmente más que empezar a cambiar. E lui quindi ha avuto queste grandi esperienze di viaggio e durante il suo viaggio scriveva molte lettere che poi alla fine non aveva mai inviato una alla volta perché non aveva denaro per farlo, quindi in realtà lui le teneva insieme fino a quando magari non poteva recarsi presso il consolato più vicino per spedirla perché non aveva nessun costo in quel caso l'invio, e noi alla fine ricevevamo queste lettere tutte in blocco, tutte insieme, quindi quando arrivavano dovevamo cercare anche di dare una cronologia a queste lettere per cercare appunto di capirle momento per momento, ed è questo l'Ernesto viaggiatore, perlomeno fino a quando arriva in Guatemala. Poi da lì cambia, tutto inizia a cambiare in modo radicale. Entonces en Guatemala ella, primero, como era un gobierno que había decretado la reforma agraria y que con ese decreto de reforma agraria estaba afectando intereses de terratenientes, pero fundamentalmente de empresas norteamericanas, la United Fruit, ya empieza a haber todo un clima de golpe, un clima de lo que está común en nuestros países, de un golpe militar. Aunque el presidente Jacobo Arbenz era militar, pero el golpe evidentemente estaba dándose desde la frontera con un coronel que había sido expulsado del ejército, Castillo Armas. Y ahí Ernesto entonces empieza a escribir cartas que tienen que ver con la defensa de este gobierno. Allora, come dicevo, tutto inizia in Guatemala. In Guatemala è appunto il periodo di emanazione del decreto sulla riforma agraria. Lui in quel periodo respira un clima di golpe e di golpe militare, di quei colpi che comunque hanno caratterizzato tantissimo la parte appunto di America dalla quale provengo. Diciamo che in quel periodo il presidente del Guatemala era sì un militare, però in realtà il golpe viene attuato da un colonnello per degli scontri appunto che si erano generati tra di loro. E in quel periodo mio fratello
Moreno scrive molte lettere, in difesa di questo presidente. Ahí conocí a Ernesto, a uno de los compañeros que había sido, junto con Fidel y con los demás, asaltantes del cuartel Moncada, que se llamaba Nicolás Preso Cuba. Este cubano le cuenta y le habla de aquello y de la perspectiva que estaba teniendo Fidel ya en ese momento en México, y este Nico estaba en Guatemala. Y entre medio de toda esta cuestión del apoyo al gobierno, de cómo se va sumando Ernesto ya al apoyo efectivo y concreto en un frente hacia el gobierno, y ya esperando esta cuestión de la invasión que ya venía desde Honduras, es cuando en definitiva se produce esa invasión y el presidente renuncia y se va. Y bueno, en esa situación no hubo otra que también cada uno de los que pudo salir de Guatemala, en general hacia México. Y ahí entonces es cuando Ernesto llega a México y a través de Nico López, que era el que había conocido en Guatemala, se contacta con Raúl Castro y luego con Fidel Castro. Allora, lui durante quel periodo conosce un compagno, Nicolò López, che è in realtà uno di quelli che poi partecipa anche all'assalto della caserma La Moncada. Lui appoggia quel governo, però appunto conosciamo poi tutti la storia, come è andata, qual è stata la sua evoluzione, l'invasione e il presidente che alla fine decide di andarsene. E anche Ernesto decide di allontanarsi da quel paese, e prendendo quella decisione si reca in Messico, dove trova nuovamente una persona, Nico López, che è poi colui che fa da contatto con Raúl Castro, e sarà poi appunto attraverso il fratello Raúl Castro che Ernesto conoscerà Fidel. Ahí se reúne una noche con Fidel. Le habla y le dice cuál es el proyecto que tiene revolucionario para Cuba, e inmediatamente se suma Ernesto a este proyecto que tiene que ver con el Granma y el desembarco en Cuba. Y yo digo que si Ernesto no hubiera conocido a Fidel en México, no habría Che, sería un médico dando vueltas por el mundo. Y si Ernesto no hubiera hecho toda la experiencia americana de pie a tierra y todos los problemas de la gente y del pueblo, más la experiencia guatemalteca, no se hubiera sumado inmediatamente en cuanto Fidel le propuso sumarse para ir a Cuba. Quindi conosce attraverso Raúl Fidel, conoscendolo Fidel gli parla di quel progetto rivoluzionario a Cuba, un progetto al quale Ernesto aderisce e che poi porterà allo sbarco a Cuba. Ed è importante sottolineare il fatto che se Ernesto non avesse mai incontrato in questa sua vita Fidel, probabilmente lui sarebbe ancora in giro per il mondo a lavorare come medico. È anche importante sottolineare che i viaggi che lui ha effettuato in giro per il mondo lo hanno forgiato e lo hanno poi portato a creare tutto quel pensiero che lo hanno avvicinato a questo progetto e a questa ideologia rivoluzionaria. Bene, io ringrazio per questa prima parte di interventi Juan Martín, soprattutto perché insomma, ci sta illustrando degli aspetti inediti, e vorrei dare il via alla seconda parte, che prevede un intervento da parte del pubblico, visto che siete così numerosi. Forse allora è meglio che veniate qua, perché non c'è un microfono da poter usare nella sala. Centroamérica, años, muchos años atrás, como nosotros llamamos, che, vení, che, tal cosa, che, de acá, che, siempre estamos con el che en la boca, entonces a los argentinos los llamaban los che. Como este era el único argentino que estaba entre todos los 82 cubanos, entonces era che. Y con el tiempo ya fue che, hasta el punto que cuando él era presidente del banco, firmaba nada más que che. Es decir, ya no, ni siquiera era comandante, era che. ¿Sí? Y cuando en Cuba alguien habla de che,
es ese, no hay otro, o sea, no hay argentino que pueda ser Che, es ese el Che. Pero proviene de eso, de nuestra costumbre y de que los compañeros de él eran argentinos, lo van a decir el argentino era Che, ¿no? Ernesto no, era Che. In questo modo, in realtà c'è un intercalare, è un intercalare argentino che viene spesso utilizzato e che potremmo tradurre noi in italiano con un ei dai, quindi loro lo pronunciano sempre, molto spesso, lo hanno sempre in bocca, lo dicono in varie espressioni, ad esempio vamos, c'è, e quindi fa parte degli argentini. E quando lui è arrivato a Cuba, tra tutti i cubani, era in pratica definito proprio il Che, perché utilizzava questa espressione continuato e ripetitivo. E tanto che a Cuba è lui il Che, non c'è nessun altro, e anche l'Argentina il Che è lui, è Ernesto. E pensate che quando lui era stato nominato anche presidente della banca, arrivava a firmare i documenti semplicemente con questa parola, Che. Prego, un'altra domanda. Prima di tutto volevo dire che questo libro è molto bello, ho avuto la fortuna di leggerlo con molta attenzione, quindi mi congratulo con Juan Martín. Vorrei fare una precisazione su una cosa che lui ha detto, sulla quale non sono d'accordo. Quando faceva il raffronto tra Che Guevara e Gesù Cristo, le differenze possono essere tantissime, ma non quella che lui ha detto, perché non è affatto vero che Cristo proietti solo nell'aldilà il benessere, la felicità e il paradiso. Prima c'è tutto l'aldiquà che invece va vissuto, e se la Chiesa ha fatto passare un'altra visione per troppo tempo, è bene che si tolga questo problema. Chiuso questa precisazione, volevo dire questo, che gente della mia generazione, io ho la stessa età di Juan Martín, ha vissuto la figura di Guevara come quella del guerrigliero eroico, no? Combattente, è stato descritto molto bene tra l'altro da Juan Martín cosa voleva dire, e poi dalla lettura che è stata fatta dal nostro amico Gianluca. Un combattente di primo piano, altruista, che è il primo ad andare all'assalto, l'ultimo a ritirarsi, se c'è bisogno di ritirarsi, per aiutare i propri compagni. Quindi su questo non c'è dubbio, questa è storia, e quindi bisogna accettarla com'è. Però io credo che bisogna vedere la complessità della figura di Guevara, che va molto al di là di questo. C'è una bellissima canzone di Víctor Jara, è la Parecido, secondo me la più bella in assoluto, più bella ancora di Comandante Che Guevara. È una canzone strappacuore, possiamo dire, perché presenta un Che che va verso la sconfitta, ancora vivo, ma che va verso la sconfitta, inseguito, perseguitato e quindi in grandi difficoltà. A un certo punto in questa canzone due versi sono particolarmente significativi, perché dicono: perché regala su vita, ellos le quieren dar muerte, poiché da tutto di sé, dalla sua vita, loro, cioè gli imperialisti, gli assassini, lo vogliono morto. Ora, è indubbio che il Che era incompatibile con una società basata puramente sul successo materiale, sul fare le scarpe gli uni agli altri, sul avere ricchezza e potere. Che Guevara era agli antipodi e quindi era da eliminare, e fu eliminato. Oggi, a distanza di 50 anni, bisogna eliminare il suo ricordo, com'era realmente. E siccome è difficile eliminare il suo ricordo, almeno dal punto di vista formale, bisogna cercare di banalizzarlo, di renderlo innocuo. Io credo che noi qui presenti abbiamo anche un compito importante, quello di far sì che il messaggio di Guevara sia oggi, non di 50 anni fa, non di 30 anni fa, ma oggi, perché è un antidoto nei confronti di quella deriva neoliberista
che rappresenta il peggio dell'umanità di oggi e speriamo non di domani. La domanda era sui giovani, cioè che impatto può avere oggi il pensiero di Guevara sulle giovani generazioni che non l'hanno praticamente conosciuto. Per chi è in fondo e magari non l'ha capito, non l'ha sentito, la domanda, oltre a questa testimonianza, era quale può essere l'impatto sui giovani che non hanno conosciuto direttamente Guevara. Però si escuché bien lo che il compagno dijo, già sta contestato. Se ho percepito bene quello che lei ha appena detto, posso dire che la risposta è stata data già da lei. Ha già risposto lei. Come ha potuto legare? Prossima domanda. Hola, hola. Sobre el compañero italiano, sí, yo me enteré de que había un compañero italiano, hasta ahora no pude encontrar realmente el rastro posterior, es decir, dónde fue, qué pasó con él, digamos, tener documentos, ¿no?, de esa presencia, porque justamente me enteré aquí, yo no lo sabía antes, yo sabía que había otro que no era argentino, pero no sabía que era un italiano. Y entonces aquí me dijeron, sí, era un italiano. Y todavía no pude averiguar, pero lo voy a averiguar y por supuesto lo voy a trasladar todo lo que yo sepa de este compañero, antes y después, por supuesto, antes de haberse embarcado en el Granma y qué sucedió con él después. Pero hoy lamentablemente no puedo darte información. Y de la compañera alemana, es lo mismo, o sea, lo que yo sé es que ella ejecutó a uno de los que había sido responsable de lo que en el ejército boliviano, y que pertenecía a una organización marxista alemana, que después desapareció la organización, pero nunca pude tampoco saber más de ella, es decir, nunca más se escribió de ella, eso es lo que se escribió, un libro, y después de ese libro no hubo más información de la compañera. Así que lamentablemente de las dos preguntas casi que no puedo responderte un poquito. In un certo senso mi spiace perché non riesco a rispondere a nessuna delle tue domande, perché nel primo caso posso dirti che io sono stato informato di questo italiano proprio qua in Italia, l'ho scoperto qua, in realtà non avevo questo dato preciso e ho bisogno di tornare e di verificare. Io sapevo che c'era una persona che non era argentina, ma non sapevo che fosse italiana quella persona, quindi proprio l'ho preso qua recentemente, verificherò. E allo stesso modo posso risponderti anche per la seconda parte della tua domanda, dove si sa in realtà che questa donna si era occupata appunto di questa esecuzione, però in realtà anche in questo caso non ho molte informazioni da darti al riguardo, so solo che apparteneva ad un movimento marxista di origine tedesca, si parla appunto di questo libro, si parla un po' di lei, però non ho molte informazioni al riguardo, quindi mi spiace moltissimo ma non riesco a risponderti. Bene, sembra si possa procedere alla prossima domanda. Salve, io insegno storia ai ragazzi delle superiori, dei licei, e una domanda che mi sono sentita fare più volte è come mai lui, che aveva già vinto una rivoluzione, è partito un'altra volta invece di gustarsi il successo della grande impresa che aveva fatto. E questa domanda è una domanda sul piano umano più che sul piano politico, perché politicamente è facile dare una risposta perché la rivoluzione ha successo se avviene a livello internazionale. L'altra domanda invece, quella è mia, ogni volta che ho pensato alla fine di Che Guevara mi sono chiesta se Fidel Castro fosse al corrente del fatto che lui avrebbe continuato la sua rivoluzione,
se l'ha appoggiato, se l'ha ostacolato, perché ogni tanto è arrivata anche la voce che l'abbia tradito, e questo spero che non sia vero. Bueno, en principio voy a decirte que es humana, pero más bien política que humana la pregunta. Porque está dividida en dos. Una, en realidad es una sola, es una sola. Cuando el Che se une en México a los compañeros del 26 de julio, él le dice a Fidel que él se suma, pero quiere tener la libertad de que si triunfa, él puede hacer lo que quiera. Y Fidel le dice, por supuesto que sí. Puedes imaginarte cuando era nada más que 12, los sobrevivientes después de Granma, y yo conocí uno de los compañeros que estaba allí, y Fidel dice, hemos llegado, hemos vencido. Y este compañero me contaba, está loco, pero es el jefe. Allora, rispondo appunto alla prima domanda. Che in realtà si nasconde un lato umano, però dietro possiamo notare anche qualcosa di politico. Tutto ha a che vedere in modo particolare con l'incontro che Ernesto fa in Messico con gli esponenti del movimento del 26 luglio. Lui praticamente raggiunge una sorta di accordo con Fidel. In base a questo accordo lui dice va bene, se riusciremo a trionfare io voglio dopo la libertà di poter continuare con questa mia rivoluzione, e Fidel gli acconsente con questa possibilità, ed è così che appunto è andata. Poi successivamente, avendo appunto anche avuto la possibilità di parlare magari anche con altre persone, è venuto fuori anche qualche commento di chi in realtà lo avesse appunto considerato pazzo proprio per questa sua volontà di continuare. El primer comandante que se nombra en la sierra y que nombra Fidel es H. El primer comandante jefe que nombra Fidel cuando se llega a Santa Clara es H. El primer jefe, el primer, la primera reforma agraria importante y extensiva que se hace, la hace H. Lo nombra en el Banco Nacional de Cuba. Ernesto jamás en la vida había tenido nada que ver con un banco. La orden es, te sentás arriba de los dólares y no sale un dólar de acá. Luego, ministro de Industria, ministro de Industria. Hay además la carta que el Che escribe cuando se va, es una carta de admiración a Fidel. Voy a dejarla que traduzca. No, de admiración. Ricordo que Fidel nomina come comandante il CE, quando arriva a Santa Clara nomina come comandante capo il CE, quando si fa la riforma agraria è il CE che la fa, quando si parla di Banco de Cuba, Banca di Cuba, chi è il presidente? Viene nominato il CE, tanto che Fidel dice ad Ernesto, devi sederti su questi dollari che non devono assolutamente uscire da qua. Lui occupa anche una posizione di rilievo all'interno del ministro dell'industria, tanto che poi alla fine, quando Ernesto, mio fratello, se ne va, scrive una lettera di ammirazione nei suoi confronti. Había una mutua admiración, obviamente. Obviamente se parla di reciproca ammirazione. Hay una poesía dedicada a Fidel del Che. Yo la tengo acá, después te la doy. Hay un escrito en el que dice de las excepciones que puede tener la Revolución Cubana. ¿Por qué en aquel momento se decía es excepcional?
únicamente en Cuba puede pasar. O sea, no, va a pasar y puede pasar en todos los países, dice Che. Hay dos excepciones. La primera es Fidel. Y habla de Fidel, no lo voy a leer porque es largo, habla de Fidel con una admiración. Luego, la segunda excepción, dice, es el imperialismo ya que estaba distraído con nosotros. Ernesto scrive anche una poesia di ammirazione nei confronti di Fidel, e quindi è sempre esistito tra di loro questo grande rapporto di rispetto, però Ernesto fa anche riferimento a due eccezioni che poi hanno permesso la rivoluzione cubana, ed una è rappresentata proprio da Fidel, questa grande ammirazione che mio fratello aveva e nutriva nei suoi confronti, di cui non parlerò appunto trattenendomi troppo nei dettagli. L'altra eccezione era appunto rappresentata dall'imperialismo. Un par de datos que son concretos, ¿no? El imperialismo le caía a Che más que a Fidel, porque el Che era el malo, era el que le hablaba de comunismo en la oreja a Fidel, el que lo estaba convenciendo, el que era pro todo lo que después se decía que era socialismo y comunismo. Muerto Che, el malo Fidel, entonces Fidel es el traidor, lo traicionó, lo dejó morir en Bolivia, le hacía sombra, Fidel soviético, Che chino, trotskista, cualquier cosa. Es decir, lo que había que hacer era pegarle a Fidel y a la revolución cubana. È importante far menzione anche ad un paio di informazioni che si ricollegano nuovamente su quello che è il concetto dell'imperialismo. Le voci erano quelle che praticamente fin tanto che sia il Che sia Fidel erano in vita, fosse appunto il Che la persona cattiva che sussurrava all'orecchio a Fidel quello che doveva fare, tutte queste cose sul comunismo, il socialismo. Poi una volta morto il Che, il cattivo è diventato Fidel, quindi è stata rivolta proprio nei suoi confronti, nei confronti di questa figura, tutto questo gran commento negativo. Veniva considerato lui, colui che aveva tradito in realtà Ernesto, si diceva di Fidel che era un filo sovietico, di Ernesto che in realtà parteggiava molto di più per la Cina, si diceva che Fidel lo aveva sempre visto, aveva sempre vissuta all'ombra di Ernesto, quindi alla fine si è sempre raccontato di tutto su queste due figure. E hay otras dos cosas que, o tres, o te diría más todavía, que marcan cómo hay una compenetración entre Fidel y Che. Una es cuando en el año 62 se da el conflicto con los cohetes soviéticos. En el año 62, entre la Unión Soviética y Cuba hay un acuerdo por el peligro de que Estados Unidos, después de haber sido vencidos con la invasión de Playa Girón, hiciera otra invasión. Entonces hay un acuerdo para defensa de Cuba que vienen cohetes con cabeza nuclear para Cuba. Hay un acuerdo entre el gobierno soviético y el gobierno cubano. El gobierno soviético, digamos que traiciona este acuerdo, retira los cohetes de Cuba y los negocia por los cohetes de Turquía que estaban apuntando hacia Unión Soviética. Tan es así que el gobierno cubano plantea cinco puntos, son los cinco puntos enfrentando la decisión de la Unión Soviética. Y había un cantito, el secretario general del Partido Comunista se llamaba Nikita Khrushchev, Nikita. Y había un dicho en Cuba en aquel momento que decía, Nikita Mariquita, lo que se da no se quita. Allora, in realtà potremmo commentare altre due o tre cose al riguardo. Basta pensare ad esempio al 62, quel conflitto che poi venne a crearsi tra ex Unione Sovietica e Cuba, un accordo precedente attraverso il quale era stata stabilita la presenza dell'ex Unione Sovietica a Cuba proprio per la protezione di Cuba nei confronti di questa invasione che ci si aspettava dagli Stati Uniti.
un accordo che poi viene rotto, quindi c'è come un tradimento da parte appunto della ex Unione Sovietica che ritratta la situazione in considerazione di quello che stava appunto avvenendo in Turchia, quindi questi missili che erano puntati sulla Unione Sovietica. E qui a riguardo ci sarebbe anche la possibilità magari di soffermarsi sui quei 5 punti che riguardano la situazione e la relazione con la ex Unione Sovietica, tanto che ricordo ancora il segretario di allora dell'ex Unione Sovietica, che aveva il nome di Nikita Khrushchev, un nome Nikita che portò anche alla creazione di un detto, Nikita Marikita lo che se da non se chita, che praticamente appunto Marikita è coccinella, vuol dire coccinella, quindi tradotto letteralmente è questo il significato, Nikita, coccinella, quello che dai non lo togli, e tutto era ovviamente detto a rima in spagnolo. Bueno, hay muchos más datos para decirte que no, que Fidel de ninguna manera lo traicionó, muchos más, pero no quiero realmente cansar porque son datos y datos y datos, pero de verdad está clarísimo que no, ¿sí? Que no fue así. E avrei moltissimi altri esempi attraverso i quali proprio sostenere questa tesi, che in realtà non si trattò, non ci fu mai questo tradimento di cui si è parlato tantissimo, però non voglio annoiarvi, quindi non li menziono, ma la raccolta, ecco, di esempi che possono dimostrarlo sono veramente tanti. Grazie. Bene, questo primo commento. Entonces hay una parte della juventù che effettivamente lo toma come referente. Io dico che hay gente que sabe quién es, por eso está en contra. Obvio, los que están arriba. Gente que sabe quién es, están a favor. Obvio, los que están abajo. Y hay una cantidad de gente por el medio que no tiene muy claro. No tiene muy claro, porque además hay todo el tiempo el tema de los diarios, la televisión, que te están dando constantemente. Allora, devo dire sì che per una parte della gioventù resta appunto come riferimento, però dobbiamo tener conto anche del fatto magari che ci sono persone che sanno la loro verità e quindi magari lo tengono alto, altre che magari non lo tengono così alto ma hanno un'altra opinione, un'opinione più bassa. Poi abbiamo magari la classe media che anche lei si è fatta la sua opinione, magari in base a quello che ha percepito, e poi le persone che in realtà non sanno, non sono documentate, percepiscono tutto quello che arriva dall'esterno. Y en América Latina sucede lo mismo que en Argentina, es decir, que la lucha de clases que existe y que está influida por todos los medios de comunicación, está tratando constantemente. Uno de los personajes que realmente es intragable para el imperialismo es el Che. Entonces hay que de alguna manera ponerlo camiseta o que no exista. Un po' comune, no? Che ritroviamo non solo in Argentina ma in tutti gli altri paesi dell'America Latina, e si ritorna quindi a quel concetto, a quella lotta di classe, dove poi i mezzi di comunicazione sicuramente svolgono un ruolo, no? Quindi per alcuni sì, è una figura molto importante, però si fa tutto il possibile per buttare giù questa figura, perché per alcuni ancora, quindi di nuovo l'imperialismo, il Che resta un personaggio che proprio non si riesce a buttare giù, a digerire. Il Che si definiva a él mismo come marxista, anche tenía puntos, digamos, críticos respecto al marxismo o de contextualización del marxismo. Se definía como leninista, aunque también tenía algunos aspectos críticos respecto a Lenin, y no se definía liberalista por humildad. E in realtà lo stesso Che si definiva un marxista, pur essendo critico rispetto ad alcune questioni, alcuni aspetti del marxismo. Era uno che condivideva anche Lenin, pur essendo comunque in alcuni aspetti un po' critico nei confronti di questa figura. E infine non si definiva guevarista per il fatto di essere una persona umile, quindi per umiltà. Però già in Argentina hay organizaciones que se definen marxista, leninista, guevarista.
però adesso appunto ci sono delle organizzazioni in Argentina che si definiscono marxiste, leniniste oppure ancora guevariste. Y bueno, lo que hay que hacer es tratar de que haya otras organizaciones en otros lugares del mundo que se definan igual y hacer aquello que Che quería, era de lo internacional en cuanto a la revolución. Quindi chissà che mai effettivamente il guevarismo possa diffondersi in tutto il mondo, così come avrebbe sperato anche Ernesto, generando quelle rivoluzioni che ha sempre ricercato. Sì. Bueno, justamente la foto casi dibujo, porque es una foto dibujada de la tapa de Junti, que no es la foto de Córdoba, ¿sí? Es la cara más común y la mirada más común del fraterno, ¿sí? No esa de Córdoba, que es la mirada de cuando van a un homenaje a los muertos en el puerto de La Habana por una explosión de un barco en un sabotaje que había hecho la CIA. Obviamente todos tenían cara de guerra, digamos. Ovviamente è lo sguardo di una faccia comune, di un volto comune, come vediamo poco anche in questa foto, che in realtà sembra più un disegno, che è stata poi utilizzata anche dalla Casa Giunti per questa attività. Ed è ovvio che non è lo sguardo che magari ritroveresti mai in una situazione magari negativa, brutta, come quella appunto dell'esplosione, della lotta, situazione in cui lui si è trovato poi spessissimo. Yo no te puedo decir en qué momento él cambia su mirada. No riesco a dirte en qué momento lui veramente inizia a cambiar questo suo sguardo. Yo tengo muchas cosas escritas respecto de su humor, ironía, que la verás en muchas fotos, si te pones a ver fotos, una mirada irónica, una mirada inquisitiva, irónica. No sé si esa mirada es revolucionaria o no, pero posteriormente demuestra que sí. Entonces no puedo definirte en qué momento. Sí te puedo decir que en el 59 hay fotografías que nos estamos matando de risa, los dos, por chistes que nos contábamos, ¿no? Por cosas que él me contaba y yo le contaba. In realtà quando è cambiato concretamente il suo sguardo non riesco a dirtelo, magari posso avere un ricordo legato al 59 quando mi ricordo questo suo sguardo pieno di luce e anche di allegria, perché era magari un momento nel quale ci scambiavamo delle battute, ci raccontavamo delle cose scherzose. Lui era sicuramente una persona molto ironica, ricca di umore anche, e questo lo si riesce a comprendere soprattutto dagli scritti che sono rimasti, però è appunto rispetto al tema dello sguardo, soprattutto anche per quel periodo di distacco che c'è stato, non riesco a dirti molto, però posso farti appunto questi commenti. E la ultima vez que nos vimos en el 61 en Montevideo, en Uruguay, no, en Punta del Este, yo ya tenía 18 años, ya era militante y ya teníamos una conversación de otro tipo. Era muy difícil estar solo con él, pero ahí yo pude estar. Y no recuerdo la mirada, pero sí recuerdo, primero, un libro del que estuvimos hablando y discutiendo un poco, que se llamaba El Manual de Economía Política de la Unión Soviética, en la cual me hizo algunos puntitos que decía, esto no va, y estábamos en esto, ¿no? Yo no pertenecía al Partido Comunista ni a la Federación Juvenil Comunista, así que tenía mis problemas también. Ricordare è stato il 61, quando era praticamente a Montevideo, esattamente a Punta dell'Este. Io ero molto giovane, avevo 18 anni, era molto difficile per me poter stare con lui, quindi i momenti proprio di incontro erano molto rari. E in quell'occasione aveva sicuramente uno sguardo che però io in questo istante non ricordo neppure, ma ricordo un dettaglio in particolare, che è questo, quello che mi passò un libro, e questo libro era appunto il Manuale d'Economia Politica dell'Unione Sovietica, e quello fu appunto un libro che lui mi lasciò, un ricordo che ancora, su cui poi avevo anche modo di parlare moltissimo. Mi marcò varie cose.
mi sottolineava anche delle cose. Esto no va. E mi diceva questa cosa non va bene, quest'altra cosa neppure. E mi ricordo che teníamos poco tiempo. E mi ricordo anche che avevamo poco tempo. Y entonces él me estaba insistiendo con que yo tenía que estudiar. Y además él quería que estudiara economía. E lui continuava ad insistere perché voleva che io studiassi, e quindi con quel manuale che studiassi economia nello specifico. Yo había terminado el secundario y no quería saber más nada de estudiar ninguna universidad. E lui lo diceva a me che io non avevo neppure finito il liceo, che non avevo manco lontanamente ecco, il pensiero di arrivare poi all'università. Y yo quería seguir hablando de lo que estábamos hablando y este me estaba interrumpiendo con el tema de estudiar. E lui mi parlava delle cose che io in realtà non riuscivo neppure a capire, e continuava poi con questo discorso dello studio che dovevo continuare a studiare. Y al final, para cortar la cosa, le dije, vos sos médico, no? E proprio per arrivare poi alla fine della storia, io che cosa ho detto alla fine? Allora, tu sei un medico. E il consultorio? E l'ambulatorio? Listo, seguimos hablando de los médicos, a lo voy. E con quello sono riuscita ad interrompere quel discorso. Ancora una domanda? Buonasera. Non nascondo il fatto che sia emozionato a parlare di me. Io volevo fare una domanda, anzi due se posso, non so. Non riguarda Ernesto, però le volevo chiedere una cosa. Visto che quello che sta succedendo in Honduras in questo momento, le vorrei chiedere il ruolo degli Stati Uniti in questo momento, negli ultimi 10 anni... in America Latina. Estas son las dos o no es la primera. Bueno, el papel de Estados Unidos sigue siendo en América el mismo papel. Primero, bueno, ahora está más compartido porque la China también tiene importancia en América hoy. ¿Sí? La China también está invirtiendo en distintos países, en Brasil, en Argentina, en los países más grandes. Incluso Nicaragua está viendo que hace un nuevo canal. Es decir, la China también. Y otros países, o sea, no Estados Unidos solo. Pero ese Estados Unidos, por ejemplo, para poner un ejemplo, Estados Unidos ha dividido sus bases. Ya no son bases grandes. Son bases pequeñas que las va diseminando por cada uno de los países. En la frontera nuestra tenemos una y en el sur están por poner otra. Bajo el tema del narcotráfico, para combatir el narcotráfico y el terrorismo internacional. Es control. Honduras y más o menos lo que pasó en Brasil, lo que pasó antes en Paraguay. Es decir, son lo que hoy le llaman golpes blandos, ¿sí? Por todos los medios lograr que el gobierno que esté sea el gobierno que responde a Estados Unidos. Allora, in realtà quello che sta accadendo in Honduras rispetto poi anche agli Stati Uniti, diciamo che è qualcosa che caratterizza e che è un elemento comune anche ad altri paesi. Poi in realtà basta vedere quello che sta accadendo con la Cina, ad esempio la stessa Cina sta investendo molto, lo fa in Brasile, in Argentina, ma anche in altri paesi, ad esempio in Nicaragua, dove stanno costruendo, sembra, un grandissimo canale. Tornando appunto agli Stati Uniti, gli Stati Uniti che cosa hanno fatto? Hanno in realtà deciso di dividere le loro basi, le hanno riorganizzate in strutture molto più piccole, tanto che noi ne abbiamo una alla frontiera, nella parte nord, ed una a sud del paese. E poi che cosa accade? Che in realtà la situazione è sempre quella che è, vediamo che cosa accade con il tema del narcotraffico, vediamo che cosa accade con il tema del terrorismo. Quindi alla fine quello che accade in Honduras potrebbe essere definito tecnicamente con questa espressione, quella di un golpe però esercitato in modo soft, quindi golpe blando. Lo che non sappiamo in definitiva è che è lo che va a fare il pueblo hondureño.
In realtà quello che non sappiamo è che cosa farà il popolo dell'Honduras. Perché tutti gli altri organismi internazionali vanno a mirare per l'altro lato. Perché sicuramente tutti gli organismi internazionali volgeranno lo sguardo dall'altro lato. O vanno a accettare lo che Stati Uniti dice. Oppure convalideranno quello che verrà poi detto dagli Stati Uniti. La seconda domanda invece riguarda la dittatura in Argentina. Le volevo chiedere se ne ha conoscenza, c'è stato un rapporto fra la dittatura argentina e l'Italia attraverso Licio Gelli, e le vorrei chiedere questa cosa, una sua considerazione. Bueno, Licio Gelli è la P2. Y muy ligado a la Iglesia, a la Chiesa, al Vaticano. Era devoto a la Chiesa. Y Pío Daghi fue el nuncio apostólico del Vaticano en Argentina, muy ligado a esas posiciones. C'è stato poi il nunzio apostolico in Argentina che comunque ha svolto un ruolo molto importante rispetto a queste posizioni. También se dice, por ejemplo, que la Fiat tenía bastante influenza interna del PDU, sì. E la Fiat in Argentina tiene bastante importanza. Es decir, che la dittatura argentina ha tenido con toda seguridad contacto y relación con organizaciones del estilo del PDU, como de otras organizaciones de derecha, otras organizaciones que siempre han estado en contra de las posibilidades reales de la liberación, y en este caso de la Argentina. Porque el golpe argentino, el golpe de los militares, en realidad fue un golpe civil en que los militares hicieron el trabajo sucio, ¿sí? El trabajo de tortura, desaparición, etc. Pero la idea venía de arriba, de Estados Unidos y de los grandes grupos económicos. Ovviamente tutto questo per dire che comunque c'è stata sicuramente una relazione tra la dittatura argentina e quella che è stata la P2, ma non soltanto la P2, anche altre organizzazioni di destra che comunque si opponevano un po' alla liberazione, alla libertà dell'Argentina. Poi è vero che da un lato è da riconoscere il fatto che si trattò comunque di un golpe civile, dove però gli stessi militari poi alla fine svolsero quello che era, fu il lavoro più sporco, no? Quello delle torture, degli assassini. Degli assassini. Incluso antes del golpe, se decía che lo che le decían el brujo, López Rega, pertenecía al PDU. E facevano anche quello che diceva López Vega, no? Si dice appunto che appartenesse alla P2. Bene, io credo che con queste due ultime domande sia stato molto esaustivo la presenza, insomma, di Juan Martín per darci tanti ragguagli non solo sulla storia del CE, ma anche di alcune nazioni del sud dell'America. E quindi io lo vorrei ringraziare, vorrei dire a tutti che in fondo a questa sala sono disponibili le copie del libro di Juan Martín che appunto potete acquistare e sicuramente Juan Martín vi potrà firmare o insomma autografare se venite qua. Io ringrazio quindi Juan Martín, ringrazio Flavio Pirani, la nostra interprete e tutti voi. Grazie e buona serata. Gracias.
fa male. Cambiarci due parole, ma mi sembra dire. Che effetto fuori Thank you.